Cari amici, eccoci qui ben ritrovati dal vostro Deluxe in fase di pre-registrazione per pubblicazione domani, mercoledì 16 ottobre 2024. Come vedete anche dall'immagine di video copertina, parleremo di tennis in questa occasione, Six Kings Slam 2024. Quindi sei re sauditi, ma prima diamo il giusto spazio all'Italia Under 21 di calcio che seppur pareggiando 1-1 contro l'Irlanda, ma con la contemporanea vittoria della Norvegia permette all'Italia di passare direttamente alla fase finale della competizione europea 2025, quindi del prossimo anno di categoria Under 21. Per gli irlandesi di stropicciarsi le mani per un'occasione sciupata. Comunque, forza azzurri, forza azzurrini. Ora passiamo appunto ai sei re sauditi. Il programma dove vedere la competizione, i partecipanti. Programma che verrà aperto appunto domani, quindi per voi che vedrete il video appunto domani, quest'oggi, dai quarti di finale dalle ore 18:30 italiane, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, mentre non prima delle ore 20 italiane lo spagnolo Carlos Alcaraz sfiderà il danese Holger Rune. Giovedì 17 ottobre spazio alle semifinali, ore 18:30 italiane, il serbo Novak Djokovic affronterà il vincente dell'incontro Sinner-Medvedev. E non prima delle ore 20 italiane lo spagnolo Rafael Nadal, che ha annunciato il ritiro qualche giorno fa dalle competizioni. Quindi questa è le finals, per lui saranno le ultime partite della sua carriera da tennista, ovviamente partite protagoniste in sua prima persona. Rafa Nadal, non prima delle 20, giovedì 17 ottobre, se la vedrà con il vincente al match tra Alcaraz e Rune. Per quanto riguarda la copertura, diretta TV Super Tennis HD e Sky Sport Tennis, diretta streaming Sky Go Now Super Tennis e DAZN. Venerdì 18 ottobre giornata di riposo, sabato 19 ottobre le finali, dalle ore 18:30 italiane la finalina tra le perdenti delle due semifinali, non prima delle ore 20 italiane la finale per il primo posto, quindi tra le vincenti delle due semifinali. Quindi, come ho detto già prima, potrebbero incrociarsi ancora una volta, per l'ennesima volta quest'anno, Sinner e Novak Djokovic, ed eventualmente, se così sarà, per Djokovic potrebbe essere la rivincita, vista la vittoria del nostro caro Jannik Sinner domenica scorsa in uno degli ultimissimi tornei stagionali a Shanghai in Cina, sperando che anche quest'anno la Coppa Davis, l'insalatiera, possa portarci delle soddisfazioni, chissà anche se non il bis come l'anno scorso, ma un'eventuale finale contro la Spagna. Perché no, magari anche proprio un Sinner o un Musetti Nadal. Bene, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, ci becchiamo sempre sulle solite
postazioni digitali, WhatsApp, per l'istato che aggiorno, Facebook, Instagram, YouTube con i video e la community. Ciao a tutti, ciao!